Allora, la lezione di oggi è sulla rivoluzione industriale. In tutta la prima metà del 600 sappiamo che la popolazione era diminuita a causa delle gravi epidemie di peste e delle carestie, oltre che alle numerose guerre e al peggioramento del clima. Nel 700 invece la popolazione riprende a crescere in maniera costante. Alla fine del secolo, da 115 milioni, gli abitanti europei arrivano addirittura a 184 milioni. La crescita demografica è una conseguenza del calo della mortalità, legato a un miglioramento dell'alimentazione, alla diminuzione delle carestie e delle epidemie e al progresso delle condizioni igieniche e sanitarie. La riduzione delle pestilenze avvenne grazie anche alla scomparsa del ratto nero, che era portatore della pulce con il quale si trasmettevano appunto le malattie come la peste. Inoltre, i governi aumentarono l'efficacia delle loro disposizioni sanitarie e gli organismi degli uomini si resero immuni dalla malattia. Rimasero comunque altre malattie mortali come il vaiolo, la difterite, il tifo e le infezioni polmonari. Le carestie divennero più rare grazie appunto a un miglioramento del clima e anche alla rapidità dei trasporti che permetteva di distribuire rifornimenti in maniera più veloce ed efficace. Le stesse guerre furono combattute nel Settecento in aree più localizzate e questo ridusse le devastazioni compiute dagli eserciti, oltre che le morti dei civili. Ma qual è il paese che aveva tutte le basi per sviluppare la cosiddetta rivoluzione industriale? La Gran Bretagna, per diversi fattori. Qui vi era una monarchia parlamentare che garantiva una certa stabilità politica. Vi era un ceto mercantile e imprenditoriale che aveva i propri rappresentanti nella Camera dei Comuni e quindi portava avanti i suoi interessi. C'erano vasti domini coloniali che permettevano di avere materie prime a basso prezzo e mercati dove vendere i prodotti. Venivano reinvestiti da parte dei mercanti e gli imprenditori i capitali accumulati nella produzione agricola, ma anche grazie al commercio e al controllo della tratta degli schiavi. In più, l'Inghilterra aveva da sempre una supremazia navale che gli assicurava il controllo delle rotte commerciali. A partire dal 600, soprattutto poi nel 700, il Parlamento inglese favorisce i grandi proprietari terrieri con delle leggi che prendono il nome di Enclosures Act, cioè atti di recinzione. Questi prevedevano la recinzione degli open fields, cioè dei campi aperti, che erano campi di proprietà comune utilizzati in precedenza dai contadini, sia per la caccia, per l'allevamento e la raccolta della legna. Questi terreni che precedentemente erano aperti furono venduti ai grandi proprietari terrieri, che li chiusero, arrivando appunto alle enclosures, e li trasformarono in moderne aziende agricole. Quindi i nuovi proprietari diventano anche imprenditori che investono i capitali derivati, insomma, da questa produzione in macchinari innovativi che hanno proprio lo scopo di migliorare ulteriormente la rendita dei terreni. I proprietari terrieri piccoli, quelli che avevano a disposizione pochi terreni e che non erano in grado di acquistare i terreni recintati, sono costretti a vendere le proprie terre e a diventare braccianti o trasferirsi in città in cerca di un'altra occupazione. La modernizzazione dell'agricoltura crea appunto le condizioni per avviare il processo di industrializzazione. C'è anche da dire che l'aumento della produzione agricola risponde alla crescente domanda di cibo che veniva da una popolazione sempre più numerosa. Quindi molti imprenditori agricoli cominciano a destinare i propri guadagni alla creazione anche di industrie manifatturiere che danno lavoro ai contadini arrivati in città.
Oltre a questo, abbiamo anche un aumento della domanda di nuovi beni da parte dei consumatori. Infatti, i prodotti che arrivavano dalle colonie, come il tè, il caffè, il tabacco, la cioccolata, richiedevano anche la produzione di oggetti adatti al loro consumo. Ad esempio, il tabacco richiedeva che si producessero pipe o accessori per il fumo, oppure il caffè e la cioccolata, delle ceramiche e delle porcellane adeguate per contenerli. In più, i tessuti in cotone provenienti dall'India e dalle colonie diedero un nuovo impulso all'industria tessile, perché vennero realizzati degli abiti più pratici ed economici rispetto a quelli in lana e in seta che esistevano fino ad allora in Inghilterra e in Europa in generale. Inoltre, si sviluppa anche ulteriormente l'industria tipografica grazie all'aumento dell'alfabetizzazione, che portò a una maggiore richiesta di giornali e di libri. Quindi in Inghilterra, nella seconda metà del Settecento, si ha questo eccezionale sviluppo e questa trasformazione dell'industria manifatturiera che dà l'avvio a quel fenomeno che prende il nome appunto di rivoluzione industriale. Questa porta un cambiamento radicale nell'economia, nel mondo del lavoro, nella società e anche nel modo di vivere e nei consumi delle persone. Questa rivoluzione inizia con l'aumento della domanda di beni legato all'aumento della popolazione, ma vede anche l'introduzione di nuove tecniche che meccanizzano il lavoro, soprattutto, abbiamo detto, in maniera iniziale nel settore tessile, all'interno del quale appunto si registrava una grande richiesta di manufatti in cotone. Invenzioni come la spoletta volante o il filatoio meccanico o il filatoio idraulico arrivano ovviamente a migliorare la produzione e ad aumentarla. Il funzionamento di questi nuovi macchinari non poteva essere legato alla sola forza dell'uomo, quindi si pensò di utilizzare l'energia prodotta dall'acqua. Per questo le prime fabbriche nacquero in prossimità di fiumi o canali, dove l'acqua era mossa da un mulino, ma anche questo rendeva difficoltoso portare le fabbriche in luoghi in cui non ci fossero corsi d'acqua. Per questo si studiarono nuove fonti di energia e l'invenzione che più di ogni altra simboleggia la rivoluzione industriale è proprio la macchina a vapore, ideata nel 1769 da James Watt, un costruttore inglese di strumenti di precisione. Come funzionava? Questa macchina aveva una caldaia che veniva riempita di acqua, fatta bollire mediante la combustione del carbone. In questo modo si sviluppava una grande quantità di vapore che veniva incanalato per azionare dei meccanismi che mettevano in moto gli ingranaggi collegati ad essi. Questa macchina viene applicata a un telaio meccanico per la prima volta e poi successivamente rivoluzionerà anche i trasporti. Con la creazione del piroscafo e più tardi della locomotiva a vapore. Con la produzione di macchinari agricoli e tessili aumenta naturalmente anche la richiesta di ferro. Inizialmente per fondere il ferro nei forni era utilizzato come combustibile il carbone di legna, che però ben presto iniziò a scarseggiare. Per questo si ricorse al carbon fossile, un minerale di cui era ricco il sottosuolo inglese, e furono aperte numerose miniere. Ma il carbone fossile presentava delle impurità
che si potevano eliminare soltanto ad elevate temperature e con grande energia. Per questo, nel 1709, l'inglese Abraham Darby ottenne il coke, che era un carbone fossile purificato attraverso un procedimento particolare. Durante la combustione del coke, i forni raggiungevano altissime temperature. In questo modo venivano prodotti ghisa e acciaio, che sono due leghe di metallo realizzate dalla fusione del ferro con il carbonio. Pertanto la produzione siderurgica conobbe un grande incremento e il ferro anch'esso diventò, insieme alla macchina a vapore, un simbolo della rivoluzione industriale.